La Bibbia dice che Dio, l'Onnipotente, il Dio vivente, è spirito. E dice la parola che Dio è il padre di tutti gli spiriti. Vi ricordate? Ci sono dei versetti, ora non li prendiamo. Il Padre, Dio l'Eterno, è il padre di tutti gli spiriti. Cosa significa? Intendiamoci bene. Che gli spiriti creati non si sono creati da sé. Sia gli spiriti angelici, sia gli spiriti degli uomini. State comprendendo? Sì o no? Anche gli stessi spiriti che sono caduti nella disubbidienza e sono entrati nel loro destino, non sono proceduti da se stessi, ma anche loro sono stati creati da Dio, perché Dio è spirito. Dio è lo spirito eterno della vita. La vita si genera in Dio. Dio è il generatore della vita spirituale, soprannaturale e naturale. Amen. Quindi Dio è il padre di tutti gli spiriti, e Dio sapeva quali spiriti, perché qui sta la preconoscenza di Dio, perché Dio conosce tutto nello stesso istante. Cosa significa questo? Però Dio non si risparmia, cioè Dio crea e commissiona spiriti degli uomini su tutta la terra. Quando un uomo e una donna si uniscono nell'unione sessuale e generano la vita naturale, il padre dà il suo spirito, uno spirito viene commissionato in quel grembo. Non è solo naturale, ma lo spirito di quella creatura, immagine e somiglianza di Dio, viene immediatamente commissionato in quel grembo. E questo cosa ci insegna del nostro Padre? Che Lui è il donatore allegro, a prescindere che Lui sa già questi spiriti che Lui ha generato, che alcuni li perderà per l'eternità. Perché le persone che non entreranno nella salvezza, in giustizia del Signore, saranno all'inferno. Ma quegli spiriti eterni non sono stati creati dall'uomo, non sono nemmeno stati creati dal nemico, dal Satana, dal diavolo. Sono stati rubati dal diavolo. E questo però Dio lo sa già. Ma anche in questa cosa Dio non si risparmia, è un donatore allegro, perché c'è più gioia nel dare la vita che nel riceverla. Dio è contento sempre, Lui è felice sempre, non c'è tristezza in cielo, ma sa anche che non tutto ciò che ha donato e che dona nella vita naturale e nella vita materiale alle persone gliela concede, che tutto tornerà a Lui, anche se tutto è sottoposto a Lui. Ma Lui sa che anche i Suoi spiriti, che commissiona agli uomini e alle donne che nascono in questo mondo, alcuni li perderà. Ma questo non lo ferma nel dare. A prescindere dal risultato.